Il PD com'è oggi è un partito che si occupa di se stesso, invece deve tornare a occuparsi dei problemi dei cittadini. Parlare con le persone e capire i bisogni che hanno. C'è una data in cui il Partito Democratico si è perso. Cioè quando? È quando è entrato Renzi. Il Partito Democratico debba. Cosa vuole la persona giovane? Avere uno slancio. Cioè, la società andrà migliorando, la vogliamo migliorare così. Gli iscritti del PD hanno le idee chiare su quello che non ha funzionato. Ricostruire dalle macerie sarà il compito del nuovo segretario, quello che sarà scelto domenica alle primarie tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, i due candidati più votati nei congressi dei circoli conclusi lo scorso weekend. Il PD deve guardare più a sinistra o più al centro? Secondo me più a sinistra. Più a sinistra. Deve riprendere la sua anima. Il governatore dell'Emilia-Romagna ha staccato l'ex leader di Occupy PD di 18 punti, 52,87% contro 34,8%, 27.000 voti di scarto. Ha vinto in tutte le regioni eccetto la Liguria, anche se non sono mancate sorprese. Schlein ha vinto a Roma, a Milano, a Genova, ma anche in roccaforti rosse come Siena. In compenso Bonaccini ha vinto a Firenze, a Bologna, ha sfiorato il 70% a Modena e superato l'80% a Salerno. Certo, la strada da recuperare tanta. Che cosa è mancato al PD? La modestia, la capacità di ascolto. Un senso di amore e di appartenenza spiccato è ciò che prima di tutto dobbiamo riconquistare per avere una cosa semplice ma difficile, la stima dei nostri elettori e la stima dei cittadini. Domenica, in ogni caso, è una nuova partita. Votano tutti, anche i non iscritti. Goffredo Bettini ha detto che bisognerebbe coinvolgere cantanti, per esempio Ultimo. Non è che bisogna coinvolgere, bisogna essere attrattivi. Chiunque vinca avrà una missione: coinvolgere subito chi ha perso, per evitare quello che ogni militante teme. Cosa deve fare il nuovo segretario, secondo lei? Unire e non dividere.